Sardegna torna ad essere protagonista dell'economia montana della provincia di Viterbo. In questi giorni è la regina delle giornate di festa dell'ottobre canepinese. Dal comprensorio Cimino scaturisce il 10% della produzione nazionale di questo frutto d'autunno. La castanicoltura sta facendo registrare una ripresa dopo la crisi degli anni passati. Quest'anno abbiamo la fortuna di rivedere i produttori nel nostro settore. Dopo la scorsa stagione, dove abbiamo toccato il fondo, praticamente assenza totale del prodotto, quest'anno dovremo aggirarci nel comprensorio di Montecimino una produzione pari a 40-50 mila quintali, più o meno il 40-50% rispetto a quello che era la produzione prima dell'arrivo delle varie malattie e dell'insetto cinipide, appunto, che ha azzerato la produzione. Particolarmente pregiato il marrone viterbese con una DOP per la castagna di Vallerano. Il giro d'affari mosso dall'intera filiera nella Tuscia tocca 10 milioni di euro, 1.500 gli occupati tra settembre e marzo, 500 tutto l'anno. Qualche centinaio le aziende di produzione, una decina quelle di trattamento e confezionamento. Intanto a Canepina si celebra il prodotto d'eccellenza del territorio, ingrediente principe della cucina locale. Questo è un piatto tipico canepinese, con carne di maiale e castagne e spezie. In questa autogiornata abbiamo circa 20.000 presenze e cuociamo 16 quintali di castagne che vanno via tutte quante. Buonissime, grazie. Le giornate della castagna e canepina andranno avanti fino al 1° novembre. Ci spostiamo nel Reatino dove si